Quando si dice che la guerra partigiana si distingue da tutte le altre guerre perché fu una guerra fatta interamente da volontari, si dice giusto, ma non si dice tutto. Essa fu qualcosa di più. Fu una adunata spontanea e collettiva. Fu un movimento di popolo, un'iniziativa di popolo. Un processo di appalti pubblici, lavori pubblici che vedeva coinvolti i più importanti costruttori calabresi dell'epoca. Tra i governanti, quanti perfetti inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Qual era il collante di queste inchieste? Il denaro pubblico. Perché attuale? Perché è come se fosse un PNRR di adesso. Ricostruimmo 15 miliardi di euro, ma noi sappiamo tutto delle indagini. Ce l'ha detto Peppino. Questo è un pagliaccio, insomma. Ha scomodato un sacco di gente, ha dato fastidio a un sacco di gente. Se Dio vuole che le cose vadano, Lasciamo lo dobbiamo ammazzare. Chi parla è l'ex procuratore generale della Calabria ed ex governatore forzista Giuseppe Chiaravallotti. Più andiamo avanti, più s'alza l'intifada istituzionale. Dalle fionde alle cere bottane, alle interrogazioni parlamentari, 117 in 4 anni. Nel frattempo la Calabria si mobilita. Il magistrato che indaga la mala politica ha bisogno del nostro sostegno. Perché questa è la mia terra, non è la terra degli 'ndranghetisti, non è la terra dei mafiosi, è la mia terra della nostra terra. Come si può applicare la Costituzione dal basso? Sindaco, ma raccomanda legalità. Allora io mi fermo, come sempre faccio, e dite: scusa, ma mi stai pigliando per il culo? E perché? Come perché? State a quattro un coppo motorino senza casco, ma raccomanda legalità. Ecco voi che è una scugnizzerina, una monelleria. E beh, allora che volevi dire, ma raccomanda la legalità? Sindaco, libaci alla camorra, perché casa sanità ogni sera si spara. Sindaco, io non posso mai scordare che io una roppe mort a morte Davide, a casa mia si è venuto buio ed è venuta gente malamente. E io ho potuto scegliere da che parte stare. L'esperienza mi insegna che se vuoi applicare la Costituzione, più che stare nei salotti, devi stare in quella linea di confine tra disagio, disadattamento, devianza e crimine che è un battito d'ali di farfalla. È lì che la Costituzione può diventare il battito cardiaco di una democrazia. Ecco, era giunta l'ora di resistere.